Salve a tutti amici ascoltatori e benvenuti in questa nuova puntata di Super Paper Mario. Ci ritroviamo nella dove ci eravamo lasciati la scorsa volta. Il mondo era finito. E che cosa ne sarà rimasto? Dobbiamo andare lì a scoprirlo. Magari c'è ancora il cuore puro intatto da qualche parte. Andiamo su, pro di eroi, con il nostro Mario. Entriamo nella porta blu. Livello 6-1. Oh santo cielo. Il mondo è diventato bianco. Bianco cane. Non c'è più nulla. Un attimo, sento qualcosa. È debole, ma è il cuore puro. Sembra impossibile che qui sia rimasto qualcosa, ma dobbiamo andare a vedere. Qui è tutto così il mondo, quindi dobbiamo usare porte. Il nulla più assoluto. Dei residui delle case, dei tipi estivi. Ma il bianco. Bianco più bianco che c'è. Svoltando magari c'è qualcos'altro di diverso. No. Il bianco. Dei rimasugli del mondo ancora. E poi il bianco. Il bianco. Il bianco. Vabbè, io non parlo più ragazzi, tanto questo ambiente è talmente desolato che è commentare inutile. Ah, povero Mario. Riuscirà a salvare i mondi. Ci siamo. Cosa c'è là? Ma quello è un cuore. Che sia... È un cuore puro. È incredibile, ma è sopravvissuto alla totale distruzione di questo mondo. Ma c'è qualcosa di strano. Sembra di essere nel deserto ora, vero? Ma chi è? Il Conte Cenere o un suo sgherro? Mister L, sei tu. Ehi, che succede? Sembra che il cuore puro si sia rotto. E i cuori puri non sono poi così resistenti. Vabbè, fa niente, lo sgraffigno lo stesso. Cosa? Se l'è preso? Dobbiamo essere pronti a questa lotta. Ah, sei tu, quell'abbigliamento è proprio inconfondibile. E il tuo invece? Sei quel criminale contro cui abbiamo combattuto nello spazio profondo. Lo dice il Propheticus, se una cosa non piace al conte, puff, sparisce nel nulla. Io me ne vado, non immischiatevi negli affari del conte, se volete vivere a lungo. Fermeremo il Conte Cenere, dacci il cuore puro, mostro! Sempre in cerca di guai, eh? Volete combattere? Va bene, non posso certo deludervi. Frabot all'attacco! Con il suo Frabot! Oh mio Dio, pure potenziato! Signore e signori, questo è l'ultimo ritrovato della Frabotica. Ecco il mio nuovo fratello, Frabot modello L. La saetta verde colpisce come un fulmine. Quella tuta è proprio fuori moda, fatti sotto. Ma cosa c'entra? Me lo volete spiegare, nemici? I baffi di Mario, la cosa di Mario. Vediamo un po' che ci dice. Olè. È Frabot modello L, con lui Mister L ha davvero superato se stesso. Max PV 64, attacco 5, difesa 3 e difesa contro il fuoco 8. Usa le stesse tecniche del modello precedente, ma sa usare anche le mani. Pare essere suscettibile alle esplosioni, prova a colpirgli i piedi con bombo. Dopo aver piazzato una bomba prendi uno per farlo esplodere, ti ricordi? Ok. Bombo. Tac. Ok. Ah, si poteva farlo esplodere subito. Non l'ho mai saputo. Oddio mio. Oh. Può fare un sacco di orrori. Tac. No, di poco.
E ce l'ho fatta. A 64 PV? E... tac! No, l'ha colpito, no. Tac! Se lo colpisce lo colpisce. No, fuggiamo. Dove è finito? Tac! No, chi ha buttato il suo raggio? Ecco, dobbiamo metterglielo proprio sotto. Mannaggia a lui! Tac! Ma possibile che quando salto mi colpiscono? Tac! Oh! E tac di nuovo. Oh, e di nuovo. Ok. E scusi. Niente. Non la. Indenne. Ok. Questo però non lo sarà, non lo lascerà. Cosa no? Il freddo potmone dell'OL spara missili. Missili! Comunque era più difficile lui da sconfiggere effettivamente rispetto al Frabot. Ecco qua, Mister L è fatto fuori. Assurdo. Perché? Perché ho perso? Beh, forse perché sei una mezza calzetta. Ridi, ridi, ma la setta verde non dimentica. Riprendiamo il cuore puro, avanti. Non ti pare che abbia un aspetto vagamente familiare? No, ma no, sarà solo un'impressione. Eh? Oh, guarda! Deve essere gli caduto durante la fuga. Ma questo cuore puro è... si è trasformato in pietra. Non irradia più alcun potere. Portiamolo a Merlocchio, lui saprà cosa fare. Vabbè, abbiamo ottenuto un cuore puro di pietra. Hai ottenuto un cuore puro. Vabbè, diciamo che... l'abbiamo ottenuto, anche se effettivamente. Mister L, non so perché, ma quelli non riesco proprio a batterli. Ah, ti hanno fatto... ti hanno ferito nell'orgoglio, Mister L. Ah no, non è. Hanno demolito il tuo nuovo Frabost. È Dimenzio, non il Conte Cene. Oh, ancora tu Dimenzio. Sono sconcertato, pensavo che un Frabot gigante sarebbe bastato eliminarli. Acci picchia, non posso tornare dal Conte Cenere dopo quanto è successo. Forse è meglio così. Che sta facendo? Ehi, vacci piano, cosa fai? L'hai detto tu stesso, non puoi tornare dal Conte, è meglio che sparisca. Non sei per nulla divertente, Dimenzio, sei un pessimo clown. Che caratterino. Ma guardati, da in escandescenza per un non nulla. Non posso permetterti di frequentare il conte troppo assiduamente. Se mi libero di te, qui nessuno mi scoprirà. Gli altri non sospetteranno mai di me. Sì, questa è la mia occasione. Mister L, è ora di andare in vacanza per qualche tempo. Cosa? Oddio. Ehi, ma che fai? Dimenzio, sei impazzito. Non preoccuparti, ti piacerà, te lo garantisco. Presto manderò quel gruppo di ficcanasa a farti compagnia, abbi un po' di pazienza. L'ha fatto fuori. Bye bye, Mister L. La distruzione di un mondo è una tragedia incommensurabile. Mario e i suoi amici, però, sopravvissuti al cataclisma, recuperarono il cuore puro. Alla fine del mondo aveva tolto lo splendore a quel cuore puro. Che avesse perso per sempre il suo potere? Per scoprirlo i nostri eroi partirono per svolta di là. Vuoi salvare i tuoi progressi? No, continuiamo questa parte, al contrario delle altre volte, perché ho registrato talmente poco. Ho ricevuto una breve nota da Dimenzio, c'è stata una piccola insubordinazione. Secondo il suo rapporto, Mister L ha preso l'iniziativa ed è andato a combattere. La sua responsabilità, la responsabilità è tutta mia, è stato un mio errore amministrativo a permetterlo. Capisco, disse il Conte Cenere, beh, quel che è fatto, la profezia non si avvererà senza qualche sacrificio. Ecco, ok, sì, c'è anche un aggiornamento su Mimigia, anche lei è... se n'è andata. Davvero? Il Conte Cenere lascerà a te il privilegio di somministrare la punizione.
Conte, sembri diverso oggi, nuovo monocolo o è successo qualcosa? Il Conte Cenere sta bene, ora vai. Oh, ecco, sì, ci vediamo. Che quel pixel fosse farfalla. No, no, è impossibile, lo saprei meglio di chiunque altro. E poi, ora sarebbe troppo tardi per agire. La profezia si è messa in moto e nessuno, nemmeno io, potrei fermarla. Nessuno può fermarla ora. Allora anche lui conosce Farfalla. Farfalla, cosa hai fatto? Devo vederla. Frena la lingua, Blumiere. Non vedi che sei stato giocato da un'umana? Hai svergognato il mio nome, l'intera tribù dell'oscurità. E allora non mi importa, lei è tutto per me. Forse ti interessa sapere che non vive più in questo mondo. Cosa? Cosa vuol dire? Questo è il prezzo che deve pagare chi rifiuta il proprio destino, figlio mio. Lei, no, non può essere. Un giorno capirai, figliolo, gli umani e la nostra razza non dovrebbero mescolarsi. Siamo fuori e abbiamo acquistato il cuore puro, a quanto dice questa... la porta. Però mi sembra un po' strano. Vabbè, comunque scendiamo giù. E chissà, lo mettiamo nella colonna del cuore, però non avrà il suo effetto, sicuramente. Quindi dobbiamo chiedere a Merlocchio un aiuto. Merlocchio, dove sei? Vieni qua, eccoci qua. Entriamo in casa. È permesso, toc toc. Oh, gli eroi ritornano, ditemi, avete convolto il settimo cuore puro? Beh, forse dovresti dargli un'occhiata a Merlocchio. Cosa gli è successo? Il vuoto ha consumato quel mondo e ha lasciato il cuore puro in questo stato. Non avverto la tipica energia di un cuore puro. Anche se lo inserisse in una colonna del cuore non accadrebbe nulla, che iella. Oh, ma allora come lo salviamo? Voglio dire, come salviamo tutti dalla distruzione? Per fermare la profezia dobbiamo sconfiggere il conte che ha dato inizio a tutto. Ma per farlo sono necessari tutti e 8 i cuori puri, come dice il Propheticus Lucis. Siamo tra l'incudine e il martello. Hai ragione. Gli eroi senza speranza, come piangono, le lacrime scorrono a fiumi. Dimenzio! Tu qui! Dimenzio, cosa ci fai tu qui? Oh, porto cattive notizie, non c'è modo in questo mondo di revitalizzare il cuore puro. Già, purtroppo il vostro duro lavoro è stato vano. Oh, dici davvero? Ma che storia è questa? Sì, è così. Ecco perché ho deciso di darvi un premio di consolazione. Cosa? Che vuoi farci? Sono spariti. Cosa è successo? Mario, principessa Peach, Bowser. Mario, dove sei andato? Mario. È semplice, ho soddisfatto i loro desideri, li ho spediti all'altro mondo. Tu sai chi sono io, vero? Sono un tuo nemico, Dimenzio, servo il Conte Cenere. Come tutte le cose belle, anche questa giunge al termine. Ciao! Osservate gli occhi di Merlocchio, poverino. Non può essere, Mario, no! Mario! È vivo! Ciao! Chi mi saluta? Che bruttone! T'ho una faccia nuova! Racconta, è la tua prima volta nel mondo di giù? Scherzavo, qui si viene, non si viene mai due volte? Cosa hai detto? Non sai cos'è il mondo di giù? Scherzi, vero? Perdinci, per uno che non ha vite da perdere, sei spiritoso, non ti è chiaro? Qui si viene quando si arriva al game over, lo chiamano anche il mondo meno uno. Cosa? Raccontami, com'è finito il tuo gioco? Un fungo velenoso, un salto sbagliato oppure...
Che dici? Non sei arrivato al game over? Buona questa, ma è vecchia. Negare la miglior forma di difesa, eh? Forse hai bisogno di scambiare due parole con la regina Infernia. È l'essere più terrificante del mondo di giù, e questo la dice lunga su di lei. E la sovrana di noi Ombrex ti dirà chiaro in faccia che sei al game over. Troviamo un blocco di salvataggio, e quando lo trovo... Questa cos'è? Acqua che mi ricarica? Ah, bene, chi sei tu? Come ti trovi nell'oltregioco? Sei stanco, immergiti in quella fontana, ti farà recuperare energia. E ti senti bene, però non c'è ragione di andare a fare una nuotatina. Qui che parlano. Va bene ragazzi, noi ci vedremo nella prossima puntata in cui esploreremo questo mondo e raggiungeremo la regina Infernia. Ma saremo davvero morti? Chi può dirlo? Alla prossima!